Ben ritrovati, gentili telespettatori, per una nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Apriamo questa edizione con la notizia di un brutto incidente accaduto sulla Romea. Nello scontro hanno perso la vita due persone. Vediamo il servizio del nostro corrispondente Leandro Maggi. Uno scontro tra tre camion e una Renault Clio davanti al mobilificio al patio di Portoviro sulla Romea è l'origine del doppio mortale di questa mattina lungo la statale 309. A perdere la vita sono state due persone. La prima è l'imprenditore portovirese Daniele Finotti, 59 anni, titolare della vetreria che si trova nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente. Nello schianto ha perso la vita anche un dipendente del deceduto, il 45enne di Ariano Gianfranco Fusetti, che era sul furgone con il suo titolare. Ancora al vaglio della polizia stradale la causa dello schianto, a seguito del quale uno dei due camion coinvolti ha preso fuoco. Il furgone con i due deceduti lo ha tamponato finendo incendiato. Almeno cinque i feriti, tutti trasferiti in ospedale in condizioni che non sembrano comunque gravi. Molto pesanti i riflessi sul traffico, con la Romea chiusa e l'uscita obbligatoria in ambo i sensi di marcia. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'ente gestore della statale 309, l'ANAS. Il tratto chiuso al traffico della Romea a chilometro 68 e 300 nella località Portoviros. ANAS ha raccomandato oggi prudenza nella guida, ha ricordato l'evoluzione poi della situazione del traffico in tempo reale sul proprio sito stradeanas.it o attraverso comunque gli smartphone e i tablet. E poi per gran parte della giornata c'è stato davvero il caos lungo la Romea. Ora le famiglie, gli amici piangono questi due lavoratori. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Tamburrin a Limena per l'incendio di un cumulo di materiale di risulta divampato nel cortile di un'azienda che si occupa di stampaggio materiale inox. I pompieri di Padova hanno spento il rogo evitando la propagazione delle fiamme al fabbricato di cui sono saltati alcuni vetri con la penetrazione di fumo all'interno. Le operazioni di spegnimento e reazione dei locali sono terminate dopo circa 2 ore. I tecnici dei vigili del fuoco stanno vagliando le cause che hanno innescato le fiamme. Per il calore tutti i vetri dell'azienda sono scoppiati, non ci sono ad ogni modo feriti. E adesso ci spostiamo a Porto Tolle e parliamo della vicenda che ha coinvolto un po' quello che era il processo per la centrale Enel. Assolti Scaroni, Tatò e Conti e insieme all'assoluzione sono stati anche revocati tutti i risarcimenti. Vediamo. La Corte d'Appello di Venezia ha assolto perché il fatto non sussiste gli ex amministratori di Enel Franco Tatò, Paolo Scaroni e Fulvio Conti dall'accusa di presunto pericolo di disastro ambientale causato dalle emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle, sul delta del Po. La sentenza è stata emessa in primo grado davanti al Tribunale di Rovigo. Tatò e Scaroni erano stati condannati a 3 anni di reclusione, mentre Conti era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La Corte ha inoltre revocato tutti i risarcimenti alle parti che erano stati decisi in primo grado. La sentenza di fatto rigetta le richieste presentate dalla Procura Rodigina e dalle parti civili che chiedevano il riconoscimento del titolo di reato riconducibile alla consumazione del disastro ambientale e non solo al pericolo come deciso dai giudici del Tribunale, accogliendo invece le richieste delle difese che chiedevano l'assoluzione con formula piena da tutti i resti degli ex vertici di Enel. Siamo molto soddisfatti, ha detto il legale di Scaroni, l'avvocato Enrico De Castiglione, dell'esito del processo d'appello. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla correttezza dell'operato del dottor Scaroni ed eravamo fiduciosi che questa sarebbe stata riconosciuta, ha poi concluso. E l'influenza mette a letto mezzo Polesi nell'ospedale di Rovigo, è preso d'assalto e per far fronte all'emergenza si è costretti ad aggiungere letti nella stanteria del reparto d'emergenza per ospitare tutti coloro che ne hanno bisogno. Per far fronte all'epidemia stagionale, dunque, l'azienda ASL 5 ha dovuto correre ai ripari e per verificare che tutto fosse in regola, nei giorni scorsi sono intervenuti anche i NAS, i carabinieri del nucleo antisofisticazione, che hanno accertato la sussistenza delle previste condizioni igieniche nei reparti e nel rispetto anche della privacy del paziente. Il peggio però non è ancora passato, si attende un nuovo picco influenzale per fine gennaio e dunque non si può
tirare al momento alcun sospiro di sollievo. E andiamo adesso a Padova perché ha un nome il secondo sacerdote coinvolto nelle orge di San Lazzaro, e infatti Don Roberto Cavazzana, 41 anni, parroco di Rovolon, il prete che ha avuto rapporti sessuali con l'ex amante del collega Don Andrea Contin. Venerdì scorso il parroco del piccolo paese collinare è stato interrogato per 6 ore in procura come persona informata sui fatti. Davanti al pubblico ministero Roberto Piccione non ha potuto fare altro che ammettere la sua partecipazione ai festini a luci rosse. È lui infatti il sacerdote di cui la 49enne impiegata di San Lazzaro fa nome e cognome nella denuncia, ma è soprattutto l'uomo immortalato nei filmini hard sequestrati in canonica. Don Andrea si metteva dietro alla telecamera e lo riprendeva mentre questo faceva sesso con la 49enne. E dopo questa notizia andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per venerdì 20 gennaio. Ondata di freddo e nevicate in attenuazione, molte nubi però al centro e al sud, qui anche con una lieve instabilità. Qualche temporale in Sardegna, sole invece al nord. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord, come detto, avremo una bella giornata con ampio soleggiamento e cielo sereno e terso ovunque. Spostiamoci al centro, cessano i fenomeni sulle regioni adriatiche dove a prevalere saranno peraltro le nubi. Possibile isolata piovigine in Molise. Temporali sulla Sardegna orientale, soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni tirreniche. Raggiungiamo infine il sud, piovaschi sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria, cielo coperto ma senza fenomeni. In Basilicata parzialmente nuvoloso altrove. I venti saranno da est o nord-est ovunque, ma con intensità in calo. Temperature che risultano essere ancora piuttosto fredde, minime con valori compresi tra meno 8 e 10 gradi su tutte le nostre regioni. Di giorno invece prevediamo 2-9 gradi al nord, 1-10 gradi al centro e 2-10 gradi al sud, ma fino a 14 gradi sulle isole. Volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre news? Ilmeteo.it vi ricorda di cliccare mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. Arrivederci. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per quanto riguarda il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.